Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, come detto nel video precedente, è ora di mettervi un bel telaio perché si stanno praticamente dando da fare, stanno portando nettare, stanno portando polline e la regina sta covando in una maniera incredibile che adesso vi faccio vedere bene con una bella ripresa a 360, così vedrete poi per chi magari no, fate, bisogna fare questo lavoro perché comunque necessita già di spazio, perché le temperature si stanno già, diciamo, adeguando al loro clima, anche se la sera fa un po' freddino, ma bisogna comunque, diamo un po' di fumo, poco poco, mettiamo qui il nostro telaio, cioè il nostro coperchio, guardate qua, c'è un bel giro di api. Allora, qui ho preparato praticamente un... Allora, vi faccio vedere subito come l'altra volta, che ho dovuto fare uno spezzone veloce perché la telecamera non mi aveva registrato, ma adesso ve lo posso fare vedere un po' meglio. Questo è il telaio, ho dovuto riaprirla adesso che sono passati 2 giorni perché devo assolutamente dargli spazio perché la regina ha deposto uova dappertutto, è tutto pieno anche di nettare, abbiamo polline nettare. E guardate qua, e diciamo qua c'è la regina, non so se si può vedere, che sta camminando adesso sull'opercolatura di scorte, adesso sta scendendo un po', non so se si può vedere, e adesso i video sono un po' più stabilizzati, dovrebbero vedersi un po' meglio. Adesso andiamo a mettergli un telaio e io glielo vado a mettere questa volta esternamente, non vado a disturbargli praticamente il punto in cui loro già stavano lavorando, vado a mettere un telaio. Sono già attaccate, il telaio è pulito, non ha residui di sporco, robe varie. Poi ci pensano loro a dargli una bella sgrassatina, come si può dire. Adesso mettiamo un bel telaio nuovo, così almeno loro hanno lo spazio che gli serve, le lasciamo lavorare. E intanto, man mano che, ricordate di mettere il diaframma, man mano che poi vanno avanti si controlla. Adesso aspettiamo 2 settimane e poi magari poi ci vediamo anche prima sicuramente per vedere se hanno attaccato l'altro telaio, cosa stanno facendo, come si stanno comportando, la nuova percolazione che avevo fatto vedere nel video precedente, praticamente se si è disopercolata dalla nuova nascita, e aumenterà poi quindi appunto non tramolto il numero di api, e quindi hanno bisogno dello spazio, e lo spazio ce l'hanno ora con un nuovo telaio. Adesso andiamo a chiudere tutto, non li disturbiamo più di tanto perché è una bella temperatura, c'è un bel via vai, stanno portando il loro nettare e boh, fine della storia. Ci vediamo poi in un prossimo video, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like e alla prossima. Ciao. B.